Sant'Antioco è un borgo della Sardegna, in provincia di Carbonia Iglesias. Nel suo centro storico vivono 1100 abitanti. Sant'Antioco è la città più vecchia d'Italia, è stata fondata dai Fenici nel IX secolo avanti Cristo e la sua massima espansione si è avuta in età romana, all'epoca del Municipium. È qui che è nata la civiltà. Sant'Antioco è collegata ad un istmo di circa 4 km costituito dai Fenici e poi ampliato dai Romani, che hanno realizzato un sistema di tre ponti, tra cui il Pontimannu, che in dialetto significa ponte grande. Sant'Antioco non è importante solamente per il nostro mare cristallino, ma anche una fonte inestimabile di ricchezze archeologiche. Qui mi trovo nella necropoli, dove è possibile visitare delle tombe risalenti al IV-V secolo. Qui possiamo trovare una sintesi delle varie epoche e dominazioni straniere che hanno scritto la storia di Sant'Antioco. Un viaggio di vari periodi dall'età neolitica, passando per quella punica, fino ad arrivare a quella romana. Alle mie spalle invece troviamo il Forte Sabaudo, che è nato su una costruzione preesistente punica. Benvenuti a Sant'Antioco. Quando su a subento, nebica saliento, fatto non fatto su vogo da avio. Ritengo che sia possibile rimanere a vivere a Sant'Antioco per cercare di far nascere e crescere le mie idee, i miei sogni e la mia attività e perché no anche creare una famiglia qui dove l'hanno fatto anche i miei genitori e i miei nonni. Sant'Antioco è l'isola che amo e mi ricorda tante cose, mi ricorda ad esempio la bellezza degli scorci che vedevo quando ero piccolo, andavo in campagna con i miei cugini e ogni volta rimanevamo affascinati dalle nostre vigne, dal nostro mare, dalle nostre coste frastagliate, dalla nostra basilica. Sant'Antioco è un paradiso ed è bellissimo viverci. Alle mie spalle potete ammirare la Basilica di Sant'Antioco Martire, patrono della Sardegna. Il primo impianto di culto nasce sopra la tomba del santo e si sviluppa un complesso catacombale unico in Sardegna. Ci troviamo in uno dei siti archeologici più importanti di Sant'Antioco. Questo veniva chiamato prima Rione Grotte, oggi Villaggio Ipogeo. Quelle che vedete alle mie spalle sono delle tombe che sono state utilizzate come civili abitazioni fino agli anni 50. Ancora oggi possiamo trovare nelle case di questa zona delle tombe puniche che vengono utilizzate come cantine. Siamo la coppia più bella del mondo! Siamo orgogliosi del nostro lavoro, anche se faticoso, non lo sentiamo, perché la nostra passione nasce da quando eravamo bambini. Una delle risorse prioritarie del nostro luogo sono i molluschi, i frutti di mare, tutto ciò che fa parte del mare è una nostra risorsa. Se venite a Sant'Antioco non potete fare a meno di assaggiare la fregola con i frutti di mare. Non fateci questo affronto, dovete assaggiarla. Siamo sicuri che tornerete. Piatto della fregola e frutti di mare. È un piatto tipico sardo, soprattutto della nostra zona. Un piatto che abbiamo conosciuto grazie alle nostre nonne, che ha sempre cucinato mia madre nel mio caso e che ora non può mancare nella mia cucina. È un tipo di pasta che viene creato con la semola macinata. Vengono fatte delle piccole sfere, prima vengono essiccate e poi vengono infornate. Nel nostro caso vengono accompagnate dai frutti di mare, proprio perché un altro aspetto molto importante della nostra isola è il pescato fresco. Per Sant'Antioco voglio una comunità più prospera, con sempre più opportunità. La nostra risorsa è quella dell'accoglienza, non solo del turista, ma è anche quella del turista che viene qui a Sant'Antioco, si innamora e l'anno successivo vuole rivenire qui e lo fa a tutti i costi.
faccio windsurf da quando ero bambino, avevo 5 anni, e abbiamo invece questa scuola dal 2010, quindi sono 12 anni che siamo qua e pratichiamo windsurf, kitesurf e wingfoil. E la mia passione è come se fosse il mio primo o secondo amore dopo la mia compagna. Progetti per il futuro: surfare sempre di più, cercare di formare nuovi giovani che si innamorino e si appassionino del mare e ovviamente trovare sempre più persone che si appassionino per la nostra bellissima Sant'Antio. It's not my way to love you just when no one's looking. Siamo nella zona agricola dove viene coltivato ancora con metodi arcaici il vigneto che produce il Carignano del Sulcis come DOC. Questo vigneto che abbiamo alle mie spalle è un vigneto che ha un'età media di 80 anni. All'interno della vigna ci possono essere delle piante che superano anche i 100-120 anni. Le vigne furono introdotte a Sant'Antioco nell'era dei Fenici. Sembrerebbe che già allora si producesse del vino, per cui oggi, assaggiando un Carignano proveniente da queste vigne, si potrebbe pensare che è un Carignano che proviene da 5.000 anni fa. Sono venuta a Sant'Antioco per amore. Ho imparato a cantare anche un po' in sardo. De sacresia santo nori terori de su paganu. Sant'Antioco è il borgo più bello d'Italia. Give me your...